Eccoci di nuovo insieme e oggi parliamo di scale diminuite. Allora, faccio una premessa. Queste scale si possono chiamare in molti nomi diversi, si possono pensare in molti modi diversi, si possono suonare in molti modi diversi. Quindi è un argomento piuttosto, da un lato complesso, da un altro lato invece è più semplice di quel che si pensa. Quindi, allora, pensiamo un attimo a una successione regolare di intervallo di tono e di semitono. Quindi partendo ad esempio da La, avremo La, Si, quindi tono, semitono, Do, tono, Re, semitono, Mi bemolle, tono, Fa, semitono, Sol bemolle, Fa diesis. Tono, Sol diesis, semitono, La. Come avete notato, quindi si può chiamare anche scala simmetrica perché appunto se la guardiamo ad intervalli c'è una simmetria, c'è una costante che è appunto la successione di un tono e una successione di un semitono. Se invece io inverto quest'ordine, faccio la mia scala partendo da La, però partendo dal semitono, ne ottengo una completamente diversa. Quindi avrò il La, un semitono, quindi Si bemolle, tono, Do, semitono, Do diesis, Sol re bemolle, tono e così via. Questa scala si dice che sia stata inventata da un compositore francese, di cui ora mi sfugge il nome, Olivier Messiaens, si dovrebbe pronunciare qualcosa del genere, grande compositore francese, e si dice amasse appunto cercare nuove sonorità e appunto si dice che questa scala sia stata inventata da lui. Se è vero o no, non lo so. Fatto sta che anche queste due scale sono molto particolari e non sempre il nostro orecchio si abitua, riesce a abituarsi a questa sonorità. Innanzitutto perché la scala è formata da 8 suoni, da 8 note, quindi già questo è un po' anomalo perché non siamo abituati alle scale principalmente di 7 suoni, quindi già sentiremo che c'è qualcosa di diverso. E inoltre questa costante successione di intervalli appunto regolari dà un effetto molto particolare. Allora, personalmente utilizzo la scala tono, semitono, quindi l'abbiamo visto per prima, sugli accordi diminuiti o diminuiti settima. Se noi pensiamo alla diminuito settima, abbiamo le seguenti note: La, Do, Mi bemolle e Sol bemolle, la settima diminuita di La. Se io ci vado a suonare la scala diminuita tono semitono, avrò la tonica, la seconda maggiore, terza minore, la quarta giusta, quinta bemolle, quindi re, sesta minore o quinta aumentata, la sesta maggiore, che può essere considerata anche enarmonicamente, come avevamo visto, settima diminuita, quindi ok, e la settima maggiore. Quindi avrò comunque una sonorità particolare, però io ad esempio su un accordo diminuito, una triade diminuita oppure un accordo diminuito settima, posso usare gli spezzoni dei pattern su questa scala. Mentre la semitono tono, io lo utilizzo molto sugli accordi alterati, di settima con varie alterazioni. Faccio un esempio: La settima
bemolle nona. Se vado a suonare la semitono, sono avrò la tonica, la nona bemolle, quindi va bene. Terza minore e terza maggiore, se le considero ancora in modo enarmonico. La quarta aumentata, quinta giusta, sesta maggiore, settima minore. Quindi se voglio una sonorità particolarmente alta, far sentire i gradi, tutte note alterate, quindi voglio andare particolarmente un po' fuori, mi sta bene utilizzare questa scala. Oppure sul 251, sempre sull'accordo di settima in ambito jazz, a me piace. Come studiarle? Io utilizzo pressoché una diteggiatura che è cioè utilizzo questo modo di suonare la scala che è quattro note per corda, ovvero sempre in la, faccio la semitono tono, oppure la tono semitono, parto con tre note su una corda e quattro dalla successiva. Dentro più di tanto sugli accordi che si possono creare su queste scale, perché altrimenti si va veramente in un ambiente un po' particolare, un po' strano. Divertitevi con queste scale a sperimentare nuove sonorità, quindi mettere come sempre un tappeto di un accordo. Può essere un diminuito settima, un accordo di settima, un accordo alterato, un accordo di settima con tutte le alterazioni possibili. E provatele perché c'è chi le usa molto, c'è chi le odia, c'è chi le ama, c'è chi semplicemente le conosce e ogni tanto le infila da qualche parte. Quindi per questo capitolo mi fermo qui perché comunque vorrei farvi sperimentare un po' a voi stessi senza, diciamo, una guida iniziale di sonorità. Questa volta fate tutto da voi, che insomma mi sembra di basi ne abbiamo messe parecchie. Trovate tanto tutto come sempre nel PDF, spiegazione più dettagliata, esercizi, diteggiature e quant'altro. E poi ci vediamo per gli ultimi argomenti.